Eccoci qua, tanto noi chiacchieravamo fuori onda, Certo. no, chiacchieravamo di cose che sono comunque interessanti, perché quando, come nel caso del telespettatore, tra l'altro essendo stato sindaco per molti anni, un'esperienza con tutte le dinamiche del territorio, anche se Certo. magari non ha competenza specifica nei casi tecnici, come non può essere per un presidente, però quando si verificano disguidi, problemi, perdite d'acqua o disservizi, il fatto che il cittadino li segnali e che la segnalazione venga recepita e poi il problema in qualche modo risolto, è molto importante. Come avviene da voi questo? Che siete filiera corta? Lei diceva, noi Sì, siamo filiera corta. direi la segnalazione è fondamentale perché anche noi possiamo lavorare bene e intervenire in tempi celeri dove esiste il problema, perché tante volte può succedere il problema che noi non ne veniamo a conoscenza, quindi facciamo Non lo fatica a potete intervenire. risolvere. Esatto. C'è un numero verde, c'è il sito della società, noi abbiamo fatto un bel sito, ritengo molto esaustivo per quanto riguarda la sua consultazione. Prima parlavamo dei FAS, se lei va nel nostro sito, c'è proprio la parte dell'acqua potabile che le dà mensilmente l'analisi dell'acqua. Non solo per i FAS, ma per tutte le sue sostanze, quindi uno può anche controllare l'analisi dell'acqua, come va. Quindi basta andare sul sito, c'è il numero verde che è presente anche nella bolletta per segnalare eventuali situazioni, c'è la risposta di un call center che poi li dirama agli uffici competenti e quindi si interviene abbastanza celermente. Certo, ci sono delle tempistiche che sono determinate da quello che stai facendo in quel momento. Faccio un esempio, mi ricordo che mi ha chiamato un cittadino, ha chiamato proprio me, e poi la filiera corta è che è una società del territorio, è vicina al territorio, ai cittadini, tanti cittadini che hanno il mio numero di telefono chiamano anche direttamente me, anche per problemi terra terra, dell'allaccio piuttosto che di qualsiasi altro problema. Comunque, mi ha chiamato questo cittadino dicendo c'è una rottura, ho chiamato ieri, non siete ancora venuti. Purtroppo le squadre erano impegnate, che c'era stata una rottura grossa su un'adduttrice, cioè su un tubo centrale, che portava acqua a parecchi comuni, quindi la precedenza va lì, piuttosto Certo, c'è una priorità. che. Quindi noi interveniamo sempre, quando non interveniamo è perché abbiamo delle emergenze, che Scala di vengono. priorità, Ci sono insomma. sempre delle priorità, insomma. Comunque il nostro è un intervento abbastanza celere, nella normalità non ci sono grossi problemi. Ecco, proprio per chiarire e chiudere la parentesi relativa, più che altro perché c'è molta attenzione e sensibilità da parte dei telespettatori, il discorso PFAS l'avete risolto, per chi non fosse al corrente delle Beh, ultime vicissitudini. dunque, il FAS ci è capitato fra capo e collo all'improvviso a tutte le società dell'idrico interessate, cioè noi, Acque Vicentine e Acque Veronesi, e con i comuni interessati che c'è questa sostanza. Panico totale, non solo da parte nostra, anzi, noi non siamo andati per fortuna nel panico, ma dagli enti superiori, Ministero della Sanità per primo, perché i FAS non è una sostanza censita e quindi non si sa qual è il parametro di riferimento da usare, perché anche a livello Europeo c'era qualcosa ma però. c'è qualcosa In in Germania ha fatto Germania, infatti. qualcosa, l'Inghilterra, ma per esempio fra il parametro inglese e tedesco c'è un Eh abisso, sì. c'è qualcosa in America, ma non c'è né uno studio, perché oggi si sta chiacchierando dei danni sulla salute. Io non entro nel merito di queste discussioni perché non sono né un ricercatore né un medico, ma quello che mi dicono gli esperti è che non esiste uno studio, per esempio, su quello che potrebbe essere l'influenza sui tumori del FAS. Non esiste uno studio, anche perché uno studio del Dovrebbe genere mi essere. dicono dura 20 anni, quindi una sostanza che scopri oggi lo sapremo fra 20 anni eventualmente. Comunque il Ministero della Sanità, recependo quelle che sono state delle direttive, per esempio dell'EFSA, l'Istituto Alimentare per il Controllo Alimentare Europeo, che aveva messo dei parametri però sugli alimenti, recependo quello, recependo il tedesco, l'inglese, guardando un po' in giro, il Ministero della Sanità ha dato dei parametri di riferimento a cui noi dobbiamo adeguarci. Per esempio, per i FAS dobbiamo rimanere al di sotto dei 500 nanogrammi litro.
Noi mediamente siamo sulle zone dell'acqua interessata dai FAS, siamo mediamente sui 2,50, quindi siamo ben al di sotto dei parametri imposti dall'Istituto Superiore e dal Ministero della Sanità. Teniamo presente anche un'altra cosa, che quando è venuto fuori il problema FAS non si sapeva come toglierli dall'acqua, infatti. No, come filtrarla. Per fortuna abbiamo scoperto che con i carboni attivi si riesce. Ecco, quando cambiamo, e vengono cambiati spessissimo, i carboni filtri attivi, i FAS sono quasi vicino allo zero, quando si stanno per esaurire magari siamo a 300-350, però noi rimaniamo sempre ben al di sotto dei 500 per una questione precauzionale, e mediamente siamo 200-250. Ma quanto, un cittadino si chiede, quanto durerà questo problema? Il problema durerà finché si continuerà a approvvigionarci l'acqua lì, perché queste falde sono inquinate. Noi abbiamo già presentato alla Regione Veneto, noi e le altre società, ma noi in particolare, un progetto. Dicevamo prima dell'acqua di Camazzole. In questo momento l'acqua di Camazzole, il tubo arriva fino a Ponso per servire Montagnana e gli altri comuni del Vicentino. Noi già più di un anno e mezzo fa abbiamo presentato il progetto alla Regione, perché con le sole nostre forze non ce la facciamo a realizzare questo investimento. Ci vogliono circa 21 milioni di euro per portare l'acqua di Camazzole, anche quindi proseguire questa adduttrice che arriva a Ponso fino al Montagnanese e ai comuni del Vicentino, e noi abbiamo anche Sarego, San Germano dei Berici, eccetera. Portare quell'acqua ci vogliono circa 21 milioni di investimento. Noi abbiamo già presentato progetto e domanda in Regione. Se ci dovesse arrivare almeno un contributo sostanzioso della Regione, il resto piano piano lo metteremo noi con un mutuo o con qualcosa e risolveremo alla radice il problema. Ma finché non arriva questo, l'acqua dobbiamo darla ai cittadini e la diamo. Naturalmente in questo momento è acqua dichiarata potabile, perché siamo ben al di sotto dei parametri del Ministero della Sanità per quanto riguarda i FAS. Quindi questo siamo tranquilli. Come mai avete iniziato questa campagna di comunicazione sull'acqua, sulla conoscenza, diffondere, quindi divulgare la conoscenza di cosa c'è in un bicchiere d'acqua? Certo. Beh, questa campagna, cosa c'è dietro un bicchiere d'acqua, parte dalla chiacchierata che abbiamo fatto noi della scarsa, diciamo, conoscenza che c'è da parte del semplice cittadino su cosa c'è dietro un bicchiere d'acqua. Scarsa conoscenza probabilmente dettata perché tutti siamo abituati a aprire il rubinetto, acqua ce n'è in abbondanza, quindi nessuno si è mai posto il problema: ma da dove arriva, ma perché? Se magari ci fosse problemi di approvvigionamento, magari uno allora se lo porrebbe il problema. Ma a parte questo, è iniziata da pochi giorni questa campagna promossa a livello regionale da Viveracqua. Viveracqua è un consorzio a cui aderiamo la quasi totalità delle società pubbliche del settore idrico del Veneto. È un consorzio che è nato per mettere assieme tutte le varie sinergie delle nostre società, e attraverso Viveracqua noi presidenti abbiamo deciso di promuovere questa campagna di comunicazione per spiegare ai cittadini cosa c'è dietro il bicchiere d'acqua. Per spiegarlo, adesso ho visto che lo state trasmettendo lo spot, abbiamo messo appunto alcuni dei dipendenti delle nostre società, l'ingegnere che fa i progetti, Chiara mi sembra che è la dipendente che spiega i laboratori, Antonio che è l'operaio specializzato, eccolo qua, Stefano il progettista, in cui spiegano quotidianamente cosa fanno per far arrivare l'acqua nei rubinetti, ma non solo farla arrivare, ma che sia anche qualitativamente controllata e di buona qualità. Spiegano cosa facciamo appunto per arrivare al risultato, cioè tutte le manutenzioni che facciamo, tutti i lavori di posa in opera di nuove tubature per raggiungere zone in cui non c'è l'acquedotto in questo momento.
spiegano anche tutti i controlli che facciamo e spiegano anche tutti gli investimenti appunto che vengono fatti nel campo dell'idrico dalle nostre società. I controlli, perché qua stiamo vedendo tutti appunto i controlli per rendere qualitativamente l'acqua sicura, e il cittadino partecipa a tutto questo monte di investimenti che ci vogliono per gestire tutto il ciclo idrico attraverso il pagamento della bolletta. Quindi arriviamo alla fine, quindi utilizzo fruitore finale, pagamento della bolletta, cosa c'è dietro? Copre tutto, esatto. Copre dai controlli, dagli investimenti, dai costi di gestione, tutto ciò che è il costo dell'acqua quando apro il rubinetto è coperto dalla bolletta. Il materia prima acqua ha un costo rilevante? O è molto dovuto, poi abbiamo parlato proprio pochi, diciamo pochi giorni fa del discorso di energia e gas, abbiamo visto che materia prima energia, materia prima gas non sono così cari, tutto quello che è caro è tutti i servizi che si stanno dietro e le tasse, certo. Mostruoso, lo stesso vale per l'acqua. L'acqua, intanto, diciamo in maniera precisa che l'acqua al cittadino costa zero, infatti quello che costa è il servizio, lei pensi a manutentare 7.000 km di reti cosa costa? Cosa costa prendere l'acqua dall'Adige e potabilizzarla con tutti gli impianti? Noi abbiamo 100 operai che girano tutto il territorio per fare le manutenzioni delle reti. Abbiamo 59 comuni, partiamo da Agna e arriviamo a Sarego. Quindi chilometri da coprire. Quindi il costo che paga il cittadino è il servizio, non è l'acqua. Sono le tubature da mantenere. L'acqua che prendiamo dall'Adige non ce la fa pagare nessuno, l'acqua che arriva da Camazzole non ce la fa pagare nessuno. E tutti i costi, le faccio un esempio, l'energia elettrica che serve per trasportare l'acqua, perché serve per trasportare i reflui, che serve per far camminare tutti gli impianti che abbiamo, noi paghiamo di energia elettrica circa 5 milioni all'anno. Anche l'IVA pagate. Sì. I fanghi che vengono prodotti dal ciclo di depurazione, spendiamo dal milione al milione e mezzo all'anno solo per smaltire i fanghi. Cioè, ci sono costi, acquisto dei tubi, stipendi dei dipendenti, ci sono dei costi. È un'azienda di proporzioni rilevanti, questo senza dubbio. Noi, il nostro giro di fatturato, diciamo così, è 50 milioni all'anno. Ci sono nuovi cantieri, nuove opere? Sempre, noi non ci fermiamo mai. Noi le posso dire che per il triennio 2016-17-18 abbiamo, fra opere già cantierate e opere pronte per essere cantierate e in progettazione, circa 50 milioni di investimenti nel prossimo triennio. Noi investiamo la media, solo investimenti parlo, a parte le spese di gestione, noi investiamo la bellezza di ogni anno di 15 milioni di euro di nuove tubature e di nuovi impianti. Che servono, cioè è necessario averli questi? Certo, intanto dobbiamo raggiungere, come dicevo prima, cittadini che non hanno attualmente l'acquedotto. Torniamo ai FAS, c'erano situazioni, soprattutto Sarego, che è stato il paese che ha subito, c'erano cittadini che di case sparse che non erano raggiunti dall'acquedotto, che hanno dovuto chiudere i pozzi privati cui attingevano perché c'erano i FAS, il sindaco ha fatto l'ordinanza di chiusura. E noi lasciamo i cittadini senza acqua, abbiamo dovuto fare nuove tubature, nuovi allacci per portare l'acqua a questi cittadini. Poi ci sono ammodernamenti degli impianti, sostituzione di abbiamo per esempio, stiamo sostituendo l'adduttrice del Conselvano, per esempio, che ormai ha tanti anni e ha bisogno di essere sostituita. E costi di investimenti ce n'è parecchi. E quindi ci sono anche opere che vengono anche cantierate. I FAS a noi ci sono già costati 1.700.000 euro fra impianti di filtrazione, nuovi. Ma la causa di tutto questo, che tutti sappiamo ormai qual è, non risarcisce? Allora,
Noi e Acque Vicentine ci siamo messi assieme, abbiamo preso un unico studio legale e abbiamo già denunciato, già da qualche anno, la società che è ritenuta responsabile, lo ha detto l'ARPA, responsabile dell'inquinamento. L'abbiamo già denunciata per danni. Per quanto riguarda... Anche perché li paghiamo noi, poi direte certo, c'è la fine. Noi l'abbiamo già denunciata. Purtroppo sappiamo che i tempi non sono molto celeri in Italia. Per quanto riguarda i danni ambientali è compito del Ministero dell'Ambiente farli. Solo il Ministero dell'Ambiente può denunciare per danni ambientali chi eventualmente li ha prodotti. Chiarissimo. Pubblicità pochi secondi, poi parliamo anche un po' della bolletta e di un progetto di fusione. Tra poco.